diciamo, voi votate venire qui davanti al nostro presidio. No, allora lei può leggere anche quello che ha dichiarato sul io giornale. Ho dichiarato e lo confermo, io sto dicendo che ho sentito dei lavoratori che sono venuti da noi iscriversi, sì. No? Perché voi vi siete iscritti all'altra organizzazione e avete fatto bene a sentire quanto vi ha consigliato il collega della Fiom. Io però ho altri lavoratori che sono iscritti, ho detto di contattare anche voi, ho detto per cortesia contattate anche loro perché non ha senso fare tutte le condizioni, perché i lavoratori, vabbè poi ve lo dico davanti a loro, io vedo in azienda, quindi quello è il problema. Allora, i lavoratori non c'entrano niente in questa storia, quindi non vi lasciate trascinare dalle polemiche che volutamente poi si vanno a creare, noi dobbiamo a risolvere sto cazzo di problema aspetta un attimo. Le informazioni che anche oggi sono state date all'interno della riunione e ve lo potranno confermare i nostri colleghi sono queste di loro dice che avevano chiamato perché noi possiamo fare tutti i casini del mondo, no? Ma se alla fine all'orizzonte non si vede niente, ma è da giù che ci aspetta un po', finiamo. Ma io sentivo e io là voglio arrivare, aspetta un attimo, no? Ascolta, qual è la soluzione? La soluzione io non ce l'ho, però un presidente non va a continuare, no, io dipendente mi svolgo il lavoro e tu mi devi pagare. Avete veramente ragione, però ti sto tu presidente devi trovare la soluzione, se tu presidente non hai la soluzione. Allora, la soluzione è una soltanto. Allora, state producendo delle vetture. Ancora. È fatto. Ma lei è certo, ma quello che vi sto dicendo, ieri è stato nello stabilimento. E allora come fa a dire queste parole? Me le deve spiegare. Non ci siete stati neanche voi. No, noi ci stiamo. Tutti i santi giorni. Sono 8 giorni che siamo. Noi sappiamo quello che c'ha lo stabilimento in produzione. Ma voi concordate che non c'è una soluzione, cioè nessuno che la bacchetta magica. Sì, ma noi una cosa diciamo che è vera. Che si stanno dicendo delle falsità. Non dovete pagare voi, stanno a sentire, non dovete pagare. Allora, voi dai soldi, attenzione, voi vi dovete far sentire e dovete convocare tutti i sindacati quando avete un problema, perché poi se io sento soltanto le persone che vengono da me, io mi attengo a quello che mi dicono i miei iscritti. E dove stanno questi suoi iscritti? Non ci stanno i miei iscritti. Non li abbiamo visti allora, quando un giorno, non sono venuti. Quindi per me non sono miei colleghi. Attenzione, non vi spaccate che non serve. Allora, voi dovete pensare, ci stanno situazioni peggiori della vostra. Peggio della nostra? Guarda che è difficile. Fammi finire, voi non le conoscete tutte quante. Allora, ci sta gente che non vive, dipende da sé. Attenzione, stanno tutti quanti a casa e non vedono nessuno aspirare. Allora, nella tragicità della vostra... La vostra difficoltà ci sta, nessuno che sta dicendo, stiamo tutti qua, ognuno di noi ha in mente come in qualche modo premere per soldi. Ma le posso assicurare? Ma se voi pensate che soltanto in questo modo qui, che io per carità rispetto, non sto dicendo che... Ma nessuno, no, noi non la pensiamo così. No. E come la pensate? Ma io sai che penso? Io penso una cosa sola, io domani mattina posso ritornare pure a lavorare, non è quello il problema, perché io voglio lavorare e sto là per lavorare, posso ritornare. Però quantomeno mi si dia la possibilità di andare a lavorare. Non c'è, ma se lei sa tutte le cose dello stabilimento, perché allora non le sa. Giugno sto dicendo non ho più soldi. A me mi hanno fatto uno sfratto, la proprietaria di casa mi sfratta a fine mese. Perché hai detto? E poi mi devi aprire. Perché quando abbiamo detto che non abbiamo i soldi per la benzina, non abbiamo i soldi per venire, come si fa? Queste situazioni vanno fatte delle scelte. Quali? Allora, non ci sta un'altra scelta rispetto a quella di attendere, non può fare diversamente. Attendiamo a se no, diversamente devi far chiudere l'azienda. Ma io non voglio far chiudere, ci mancherebbe, perché faccio? Sì, ma manco posso stare in eterno, allora me lo dici. Allora tu non mi dici però ogni 2 giorni, non ti preoccupare, ti pago domani, poi vieni, no, ti pago fra 10 giorni, poi vieni, no, ti pago fra un mese, no, poi ti pago fra 5 giorni, non fare nemmeno questo. Io non lo so se... Allora vieni e mi dici, guarda, io da mo' fino a giugno non ti posso fare. E che cazzo, io mi prendo le mie responsabilità, mi assumo e vedo quello che devo fare, no? Non tenermi appeso a un filo così. Questo è un altro discorso. Dove stanno i diritti dell'uomo? Dove stanno? Si sono fermi. I diritti del lavoratore, dove stanno? Dove esiste? Dove sta? Ragazzi. Comunque la soluzione ce la sa dare lei.
Se è sbagliato quello che noi stiamo facendo, ce la sa dare lei. Non è che tu hai sbagliato, attenzione. Io non è che abbia sbagliato, non abbiamo altro da fare. No, io non l'avrei fatto oggi, perché state anche perdendo quello che buongiorno a tutti. Ciao. Quindi la difficoltà più grossa è che mo state perdendo anche questi cenni qua. Invece secondo me bisogna rientrare e vediamo insieme come fare. Sì, ma lei fino a poco tempo fa dove stava? Senti, io lei fino a poco tempo fa dove stava? Ma dove stava fino a poco tempo fa? Lei mi deve dire dove stava. Ma scusa, mi hai chiamato e non sono venuto. Forse non hai capito. Io la devo chiamare. Lei è un sindacalista. Lei è un sindacalista, io la devo chiamare. È venuta la gente. Ma lei dove stava? Non ci risponde. Guarda, lei non ci risponde. Lei non ci risponde. Non serve. Il disco ingeppato lo fa lei. Io faccio il disco ingeppato. Sì, sì. E ce ne accorgeremo sì. Con le persone come a lei ce ne accorgeremo. No, con quelli come te. Con le persone come a lei ce ne accorgeremo sì. No, lei non ti deve proprio permettere. È inutile che parla con noi. Non c'è da parlare. Filippo. Ma chi sei tu che sei venuto a parlare con me? A me no, sei tu che stai parlando da altri colleghi che stavano parlando con te. Sei tu che sei venuto a parlare con me? Lascia aperto. E cioè, no, lei lascia aperto. Scusami, io voglio dire in modo molto pacato. In modo molto pacato. Sì. Ho tre figli. Io l'ho capito il problema. L'ho capito, ho detto, secondo te qual è la soluzione? Qual è la soluzione? Questa è la soluzione, perché l'azienda non ci ha dato via di scampo. Ma qua, quello che si intende l'ha detto, voi sapete, ciò chiacchiere. Dimentichiamo un particolare. Scusa, come ti chiami? Prima dal Vallo Ciolo, scusa Donato, prima dal Vallo Ciolo sono state fatte 40 riunioni di incontro per cercare di risolvere il problema. I lavoratori sono incazzati, cercate di capire che ci stanno ci stanno 15 macchine, 15 macchine sui pannelli, dei pannelli con la pelle. Noi veniamo da un'azienda, sì. Noi veniamo da un'azienda dove tutti i santi giorni le macchine fatte le rismonta per far vedere che sono da fare. È chiaro questo? Ragazzi, allora sono dichiarazioni molto... sono verità. Queste sono dichiarazioni, no, queste sono dichiarazioni dai dipendenti che sono dichiarazioni che la gente non ha la forza di fare, ma noi alla disperazione ha detto ciò che dove stava, che veniva informato. Il 23 di dicembre è sceso il responsabile del personale a dirci, ragazzi, mi dispiace, c'è un problema, non abbiamo potuto fare la festa. Attaccatevi, Natale, ve lo scordavo. Non faremo la festa, non ci sono i panettoni, non vi possiamo pagare gli stipendi perché non ci sono dei loro. Io personalmente, e ci stanno presenti tutti, mi sono permesso di dire, vicino al responsabile del personale, guardate, questa cosa si poteva gestire in modo diverso. In che senso? Ma dovevano trovare loro. Mi è stato detto, se sei capace fai tu l'imprenditore. Poi è stato detto, non perché lo sto dicendo io che stavo a quattro occhi con questa persona, con la gente che stava, con gente che sta qua e che sta nello strumento. Mi è stato detto, non vi preoccupate, il 27 avrete gli stipendi e i primi di gennaio la tredicesima. Donato, io per fare Natale, mi devi scusare, per fare Natale mi sono dovuto, venditore di febbraio deve finire la commessa, ma quando ne dobbiamo finire? Vergognare nei confronti dei miei figli, di mia moglie, mi sono dovuto vergognare. Tutta la solidarietà di tutto il sindacato. Modi diversi di affrontare il problema, questo sicuramente, però nel pensare gli altri sindacati, dove stavate prima, antipazienza, tutti si è rivolto al sindacato, il sindacato si è attivato, se ti fossi volta a me avrei detto altre cose, questa è una cosa, come condotta Donato, però hanno fatto passare tutto quello che fanno, Donato, hanno fatto passare il messaggio nostro forte, per uno sfascismo nei confronti della DR che noi non vogliamo, perché noi siamo degli operati. L'abbiamo detto,
detto, è importante, l'abbiamo detto, l'abbiamo detto, sono gli organi, sono gli organi, io vedendo il servizio ieri sera, io ho la brividi, ho la brividi.